per quanto riguarda le macchine Plastipremia, non solo per la parte plastica ma anche multimateriale, il nostro interesse è quello di riuscire a diffonderle il più possibile su tutto il territorio del Genovesato e di Genova. Siamo la città leader, diciamo, in Italia per numero di macchine che sono state montate. I nostri laboratori ambientali sono importantissimi, è un'esperienza che da anni si porta avanti in modo molto frequente ovunque, sia in città sia nel Genovesato, perché formare le nuove generazioni è quanto di più essenziale ci possa essere per andare incontro davvero a una differenziata efficace qualitativamente e quantitativamente. Quindi noi insisteremo sempre di più in queste occasioni di formazione, a partire dai bambini più piccoli per arrivare fino ai licei e anche all'università. Questo ci rende sempre più orgogliosi, perché comunque è un altro tassello che aggiungiamo per il completamento del puzzle per questa differenziata che dobbiamo imparare noi grandi principalmente, ma soprattutto insegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti per poter raggiungere poi l'obiettivo che ci consentirà anche di risparmiare poi sulla nostra tara. Questa è un'iniziativa bellissima perché oltre all'aspetto economico da parte del gestore c'è soprattutto anche il risvolto per il cittadino, che comunque, ringraziando già anticipatamente anche le aziende che hanno collaborato per questa Plastipremia, il cittadino ne guadagna sulla spesa che poi andrà a fare facendo un riciclo corretto per la differenziazione. Questo è il primo ecocompattatore, come viene definito da Amiu, che si inaugura nella Valle Scrivia dopo Campomorone. Per noi è motivo d'orgoglio e soprattutto motivo d'orgoglio, oltre al fatto che lo avremo qua come strumento per la differenziata, il fatto che stamattina ci siano quasi 60 bambini che hanno potuto fare con Amiu i laboratori, e laboratori didattici, laboratori di riuso, che, come dire, aumenta la cultura nei bambini e anche nelle famiglie dell'importanza della differenziata. Da quando abbiamo, diciamo, la gestione valligiana di Amiu siamo arrivati al 65% ronco, c'è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto a livello proprio di cultura della popolazione, che deve veramente sposare questa mission, che è quella di differenziare, che è quella di stare attenta a dove si mette ogni contenitore, perché questo solo può fare la differenza. Per noi è una grande opportunità perché innanzitutto si inserisce in un percorso che noi stiamo portando avanti da anni, che è quello della valorizzazione della raccolta differenziata. Siamo partiti 7 anni fa col 36% di differenziata e oggi possiamo dire, grazie ovviamente alla forte collaborazione con Amiu, di essere oltre il 65%. Finalmente si comincia a introdurre un concetto di premialità. Con questo tipo di progetto di iniziativa, i cittadini vedranno riconosciuti per la prima volta un incentivo attraverso una scontistica che gli operatori commerciali del territorio offrono, un incentivo al loro lavoro, cioè al fatto che differenziano in maniera precisa e puntuale. Noi come famiglia invogliamo i bambini alla raccolta differenziata, anzi spesso sono anche loro che ci correggono grazie a questo laboratorio che stanno già facendo anche a scuola. I bambini sono abituati a portare la spazzatura nei contenitori e fanno in autonomia.